Ciao ragazze mie, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, come promesso, quel video dopo il What's My Bag. È un secondo video che sto registrando questo entro oggi. Il video è messo in privato, ma a breve lo pubblicherò. Però prima di tutto voglio accontentarvi sul video inerente ai miei trucchi, perché voglio sapere quanti trucchi ho, le mie cosine, dove le metto e viceversa. E il resto lo vedrete pian pianino, ok? Niente ragazze, adesso io vi metto, non so in che posizione mi metterò col telefono, perché sto registrando col telefono, come potete vedere. Sto registrando? Sì. Ok, no, scusate, vedevo dallo specchio se stavo registrando o meno. Comunque, sì ragazze, ho deciso di vedere dove mettere le mie cosine, cioè i miei trucchi, le mie palette, rossetti, smalti e quant'altro. Pennelli già lo sapete dove li metto, perché sono di là, come vedete da quella parte, e ho intenzione di registrare con voi questo video, di farvi questo video dove metto appunto tra skincare e make up. Prima faccio la prima parte della skincare, cioè del make up, e poi della skincare, quindi andiamo subito al dunque. Dunque, scusate l'attesa, ma stavo sistemando un po' di cose, quindi eccomi qua. Sì, lo so, prima avete visto dell'altro, ma avete visto la mia faccia, adesso vedrete quest'altra cosa. Allora, metto bene a fuoco, ok. Partiamo. Allora, prima cosa, qua ci troviamo il primo cassetto. Qua ho messo quello che vi ho detto prima nel video della mia camera, della mia room tour. Comunque, non cambiamo tema. Queste sono le mie palette, una palette della... riuscirò a prenderla bene, sì, ok. Huda Beauty Smoking Eyes Obsession, sì, questa qua. Questa non so da quanti colori sia, però ce n'è un bel po'. Sì, vabbè, a parte lo specchio che si è smosso. Questo lo levo tanto, però vabbè. Ce n'è 6 colori più altre 3. Vabbè, fate voi il conto. Mi piacciono tantissimo. Oddio, ma vedo uno che si è svenuto. No, ah no, uno l'ho finito. non in questi giorni, in questi mesi, vabbè. In un periodo che mi andava di fare solo questo colore. Vi giuro che questo qua l'ho veramente terminato io, sul serio. Non vi sto dicendo una balla. Però mi piace davvero, mi è piaciuto davvero tanto. Gli altri, boh, non mi fanno impazzire, non capisco il perché. Aspettate, per mettere la luce, vedete? Già. Poi andiamo avanti, se no qua diventa un video troppo lungo. Allora, Essence All About Rose, molto bella, mi è piaciuta anche questa. Dunque, poi qua ci trovate questa della Make Up Revolution, sempre, ed è la... Ce la farò, aspettate, perché non voglio far cadere niente. Allora, Redemption Palette. Sì, Matte 2, vedete? Sì. Anche questa ha bei colori. Non ve la sto a aprire, se non la finiamo più. Poi, un fondotinta ci troviamo anche qui. Anche qui. Qui c'è un fondotinta. Vabbè, ne ho tanti, ma non tantissimi. Pochi direi, a parte campioncini, una marea di campioncini che ho, ma quelli me lo omaggiano con tranquillità, ovviamente. La Roche Posay BB Cream, come potete ben vedere, da 4 ml di prodotto. Aspettate che non metto bene a fuoco. 4 ml di prodotto, metti a fuoco, disgraziato. Ok, sì, vabbè. Comunque, questa è la palette della L'Angeliari, che ovviamente non uso più perché non so se sia ancora buona, ma vabbè, vedremo il progetto smaltimento, perché ho intenzione di fare dei progetti smaltimento video dove smaltisco il make up occhi, ovviamente, perché viso non lo so. Allora, ovviamente c'è anche la mascherina, non so se riuscirò a resistere con il make up sotto la mascherina. I am sexy, questa è un'altra palettina. Allora, eccoci qua. Questa è un'altra palettina della Make Up Revolution, se non erro.
È bellissima, adoro, da morire, mi piace. Ora la richiudo perché altrimenti qua faccio casini. Questo è un mascara invece della Rimmel, Rimmel Super Speed 24 ore, vabbè, chi ci crede? Bisogna vedere poi. Questo è un rossetto sempre Make Up Revolution, vedete che bellino, mi piace. Poi della Pupa abbiamo Pupa Vamp Palette, che è bellissimo questo, ma non sto qua a dirvi, tanto sapete, ce n'è altre di palette da farvi vedere, che poi gireranno a ruota libera, perché nel senso che ve li farò vedere man mano che mi trucco. Quanti gettere di ultimi ho fatto in tutti questi mesi del mio canale? Mai, quindi pochissimi direi, anzi. Quindi comincio a farvi altri gettere di ultimi. Comunque, Revolution Makeup, sempre questo della Neutral. Che cosa sei tu? Neutral e Shadow, Neutral Neutrals? Sì, Neutral Neutral. Sì, questa qua è un'altra palette della Make Up Revolution, che ha questi colori che fanno veramente la sua bellissima figura. Adoro, bellissimi, mi piacciono da matti, sono belli, scrivono bene. Ovviamente se vedete tre ombretti, che sono, sì, tre pennelli, ciao, ci sei o ci fai. Tre ombretti usati è perché ho avuto un amore sfegatato per questi ombretti. Sono troppo belli, li scrivono bene e mi piacciono davvero tanto. Qua anche questo, come si chiama? Vi dicevo, questo, come si chiama? Ombretto, non veniva la parola, perdonatemi. Questo ombretto è bellissimo, mi scrive da morire. Lo uso come smokey eyes e non altro. Non altri trucchi, voglio dire. Basta, poi, vabbè, qua solita palette di Kiko, anche lì c'è un campioncino, come potete vedere, sono pieni di campioncini. Allora, qua ce la farò, aspettate. Eccoci qui, dunque, ecco ragazzi, ero qua che stavo sistemando perché non mi entrava bene due palette. Quindi, questa è la Flawless 4 Ultra Eyeshadow da 32 Ultra Professional, 32 colori se non erro. Sì. Se non mi sbaglio, 32 o che altro? Sì, 32 ombretti sarebbero. Poi, aspettate un attimo perché qua. Allora. Dunque, 32 colori sono? Non mi ricordo più, ragazze mie. Ah, sì, sono 32 se non erro. Sto guardando la scatolina perché io con la memoria non sono un granché, ma vabbè, dettagli. Sì, mi sa di sì. Se non leggo male qua. Esatto. E questa è la palette che ogni tanto provo a incimentarmi, a truccarmi a come preferisco io, a mio piacimento, logicamente. E questa cos'è? Un'altra palettina della Sopix Extra Spice. Anche quest'altra qui mi piace da morire, solo che la uso poco, non so perché, chissà cosa mi piglia. Che la utilizzo poco. Questa, se non erro, era in collaborazione con una YouTuber, se non erro. Sì, esatto. Aveva fatto una collaborazione questa palette. Correggetemi poi se mi sbaglio, poi non mi ricordo. Altri campioncini, che è una cosa allucinante. Oddio, qua mi sta cadendo tutto. Allora, questi sono della Douglas. Sì, Douglas. Tre campioncini. Yeah, e poi. Illuminante, allora qua ho una palette di illuminanti, se mi riesce di aprire ve la apro. Oh my god, attendete. E rieccomi, allora, questa è una palette con dentro, mi era stata omaggiata su Pink Panda se non erro, non mi ricordo manco più, perdonatemi, non me ne vogliate, ma vi ricordo che con la memoria non sono al massimo, però vabbè. Allora, un blush qua vi era, poi questo è l'illuminante, come ovvio. Che si vede con il laminante, guardate quanto è carino. Poi questo cos'è, una terra? Sì, mi sa di sì, una terra che non ho più utilizzato. Ai 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 ai, è andata in frantumi, vabbè. Poi qui c'è un'altra palettina, anche lì per i campioncini. Oh, scusate, ho dato un colpo, vabbè.
Obsession, questa è di Makeup Revolution, se non erro. Yes. Sì, Wild the Wind, vabbè, palette, non so com'è che. Sì, è questa, se non erro. Deia. E questa è un'altra palette bellissima che mi piace, ma che ovviamente io l'accantono, non so perché faccio così, vabbè. No, no comment. Poi, qui è un disastro dei disastri, perché non so come acchiappare queste cavolo di palette. Tutte Makeup Revolution, queste della... Queste della Forever Flawless. Sì, bellissima, adoro. Ma anche questa l'ho utilizzata poco, vabbè. Ci darò una bella, mi darò una bella smossa a cercarla. Allora, Pretty Rare, sì, si chiama così se non erro, è bellissima, questa mi piace, ve la consiglio perché scrive tantissimo. È vero, sì, non l'ho utilizzata tanto, però prometto a me stessa, più che altro che a voi, di utilizzarla. Poi, questa è della Makeup Revolution, vero? Sì, poi... Questa è di Zoeva Opulence, sì, quel che ha il packaging infiorato, floreale, esatto, sì. Non so se mi sentite perché ogni tanto metto le mani sul microfono, mannaggia a me. Poi, questa è la cipria della banana Luxury Baking, vabbè, questa è per fare il baking, appunto. Sì, bellissima questa cipria, bellissimo corno, vabbè. Non l'ho ancora utilizzata, quindi che cacchio mi dico, è bellissima, vabbè, no comment. Ragazze mie, a volte non so manco perché cavolo, come cavolo mi chiamo io, figuriamoci un po', aspettate che qua si è scatenato un delirio con questi cassetti. Con questi cassetti, ah, qui è pieno di campioncini, come vi dicevo. Questo era di quando ho avuto una dermatite sulla schiena, sulla... no, non che sulla schiena. Tra le spalle e la schiena, più o meno. O no? Non mi ricordo. Comunque, sì, sulle spalle. Ho avuto un po' di dermatite anche sulle décolleté, ma vabbè. E questo è un... vabbè, un parafarmaco uso umano, Advanced. Sì, lo vabbè, ho avuto un periodo di dermatite, ma non importa. Ora, per fortuna non ce l'ho più, anzi, spero di non avercela più. Nuxe, cos'è questo? Ah, questo è, sembra, mi sembra più un primer, che ovviamente non lo so se utilizzerò mai, ma mi sa che lo do, perché non è che mi fa impazzire questa cosa qua, a utilizzarla sulla mia pelle, vabbè, sul mio viso, anzi, perché è un primer viso. Come pre-trucco, anzi, prima del trucco esattamente, sì. Poi altri campioncini della Natures olio d'attero shampoo. Che cavolo è sta roba? Sì, è uno shampoo questo che poi non utilizzerò mai perché non so se mi può piacere. Casomai lo utilizzo per i piedi, se mi va, perché sulla testa assolutamente nine. Poi qua c'è, se mi riesci di acchiapparlo, cos'è sta roba? Eofidra, per carità, questa mi sono trovata malissimo, già sapete il motivo. Oh ragazzi, io qua aumento, cioè, aumento il passo di quello che sto facendo vedere, se no questo dura un'eternità questo video. Un attimo. Dunque, solita cremina che metto quasi sempre, questa, vabbè, stiamo andando sulla skincare, ma andiamo anche sul trucco, sul make-up, che metto al mattino. Mattino e basta, perché sulla sera ogni tanto vado col mio siero all'acido ialuronico, che poi non so se è un siero quello, Booster Mineral 89. Comunque quello lo utilizzo alla sera. Al mattina opto per questa crema qui della Nivea, molto buona. Poi ci troviamo un bicchiere con, anzi una tazza dei mondiali dell'Italia. Sì. Quando ha vinto l'Italia? Esatto, Berlino, Madrid, Parigi e Roma. Vabbè, questa tazza che mi è stata regalata, non sto dicendo fandomine, spero di no. Comunque, questa è la tazza che mi è stata regalata quando, vabbè, non so che cosa, che periodo fosse questo, non mi ricordo più. Vabbè, non ha importanza, a parte queste fesserie che sto dicendo, no comment. Allora, torniamo a noi. Dunque, matita della pupa. Questa, se non erro, sì, pupa. Poi,
Kiko? 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 Sono tutte matite della Kiko? No, questa è la matita labbra, che sto a dire? Sì, matita labbra, rossetto barra balsamo. Sì, è un balsamo questo, un balsamo idratante della Kiko. Sì, se non erro, eia. Poi, scusate se mi viene a dire eia, ma mi viene automatico perché sono sarda, ovviamente. Ah. Poi, questo è un rossetto della Pupa? Sì. Numero 142, no? Bugia. Numero 17. Grazie di... No, vabbè, che non ci credo a queste fesserie. Già sapete di cosa parlo. 05 matte. Sì. E questo è un rossetto della Deborah. Molto buono, mi piace. Lo metto quasi quasi quando faccio i video... Get Ready With Me, molto belli, che quelli mi diverto un casino a farli. Una matita labbra di, che cos'è? Acqua e sapone questa, sì, che poi non vi ho scritto, ma fidatevi, mi è stata regalata mia madrina, vabbè. Poi, burro cacao, che poi è un lucido labbra, che sto a dire. Allora, Clayers, questa è un lucido labbra, sì. Se mi riesci di metterlo bene, va bene. Poi, andiamo di qua. Non stoppo più perché sennò non facciamo il tempo ad andare di là in bagno. Allora, qua ci sono i miei smaltini. Smaltini di una marca che mai vista, giuro, mai sentita sta marca. Voi se l'avete sentita fatemi sapere qua sotto i commenti. Poi un tagliaunghie, ovviamente, come giusto che sia. Matita nera per la rima inferiore e superiore degli occhi. Un rossettino che non so, non so manco se sia più idoneo metterlo sulle labbra, ma vabbè. Uno specchietto, altri smaltini, volevo dire, della Pupa. Quanti ne ho presi della Pupa? Ah no, uno della Eufytra e l'altro della Pupa, Rimmel e che altro c'è? Ah, quello è un rossettino della Makeup Revolution. Questo qua che vi sto indicando. Sì, questo. Questo è Eufytra. Questo cos'è? Wycon? Fatemi vedere. È Eufytra? No. Ma perché ce l'ho con Eufytra? Uffi. Allora, sì, questo invece è altro che Eufytra. Wycon Nail. Sì, Nails. Esatto. Wycon. Metti a fuoco? Ok. Wycon, che numero sei tu? Fatemi vedere. Amethyst, sembra come il colore del mio rossetto. Allora, numero 260, non si vedrà mai, ma fidatevi. Poi, mascara qui, secondo cassetto, vi sto riferendo al secondo cassetto delle possessioni trucco. Qui, temperino, con due correttori, se non erro. Sì, no, un correttore, un fondotinta, due mascara di Get Big Lashes della Essence e poi un mascara sempre Pupa, un fondotinta che non so se metterò mai ma vedremo e un burro cacao della Yves Rocher. Mamma mia come parlo, vabbè, sarà che sto parlando da prima, comunque. Poi, quella cos'è che non la vedo qua? Ah, qui c'è una lima unghie e vabbè, un temperino, già ve l'ho detto. Scendiamo giù nel terzo cassetto, una crema mani della Rose Bosquet. Sì? No, aspettate, che cavolo sto dicendo? Royal Bosquet. Ah, ho capito, vabbè. Marca che io non so se ho mai sentito, ma vabbè, dettagli. Qua c'è un eyeliner della Makeup Revolution. Vai via tu, tanto oramai ti hanno visto. Uno specchio, vabbè, della mia estetista. Poi un mascara della Maybelline Total Temptation. Non so se l'ho letto bene, ma pazienza. Un correttore terminato, infatti mi sembrava che non c'era, invece questo lo vedete nei terminati, che tra l'altro mi è piaciuto un sacco. Poi questo
Questo qua non mi fa impazzire, ragazze, mi piace, ma piaciucchiato, direi non tanto, perché si attacca alle labbra, ma in una maniera che è troppo appiccicoso. Poi non so, forse voi direte, ma sì, dai, questo lucido labbra finché ce ne uso, ma ragazze, per carità, bocciato. La promozione è ok, ma quando si appiccicano le labbra troppo, non è una colla, ma più o meno sì. Non mi fa impazzire, diciamoci la verità. Poi, meglio che mette le mani di qua, perché sennò non mi si sente. Allora, poi, maschera della Maybelline, che ho usato dai tempi di quando avevo l'altro canale, del 2013-24 dicembre. Sì. Poi questo cosa cavolo è? Una tinta per sopracciglia, che non so manco se sarà più buona, ma vabbè. Un altro rossetto della Make Up Revolution color rosa, un nude, vediamo se è un nude. Sì, vabbè, dalla telecamera sembra nude, ma non lo è. È un rosa Barbie, più o meno, sì. Ma che più o meno? È un rosa Barbie. Che cavolo sto dicendo? Aspettate che qua non vedo cosa sto combinando. Ok, a posto. Bene. Poi, vabbè, mettiamo tutto a posto dopo. Allora, qua c'è profumi e profumi. Ok, va bene. Un profumo che ho visto su Pink Panda e ho acquistato mesi e mesi e mesi fa. Saranno 2 anni fa, se non erro. Sì, 2 anni fa ho preso Essence che poi l'ho terminato. Scusate, ma mi sta venendo il signozzo. Allora, Bottega Verde ce l'ho. Ma che Bottega Verde? Tesori d'Oriente. Oi, oi, oi. Bah. Tesori d'Oriente. Avène Eau Thermale. L'acqua termale di Avène Eau Thermale. Sì, l'ho detto quante volte, vabbè. Poi, questo profumo cos'è? Sembra che non so cosa c'ho, vabbè. Freesia Perlier. Che piace anche a Luana, so, che piace anche a Gigi Topax. Ciao Luana. Poi, cos'altro vi è? Il profumo di Vrochet che uso solo per dormire, perché se no, se lo uso di giorno, buonanotte, non connetto, vabbè. Poi, rose blu marine, che non so perché l'ho messo qua, ma vabbè. Rose blu marine, ve lo prendo. Vedete, rose blu marine, eccolo qua. Poi, Bonbon Malizia e questo cos'è? Che profumo? Ah, Alte Verde. Questo è Ibisco e Carcade. O Carcade? Boh, vabbè, Carcade. Non lo so, comunque molto buono. Con profumo, sono delle acque profumate, come avete ben visto, che mi stanno stra piacendo. Molto buone, direi. Anzi, ve le consiglio se le vedete, se voi siete sardi. E vi capita di andare in profumeria sapone profumi acqua sapone che buon Dio si voglia acchiappatele perché sono veramente dei profumi molto buoni acque profumate valide veramente dolcissime non sono stucchevoli perché è la verità e quindi vanno bene anche per chi non le piacciono tanti profumi troppo dolci poi passiamo ai pennelli ultima categoria poi andiamo a vedere per la skincare allora pennelli sono questi, che vedete quasi tutti i giorni quando mi trucco, ma vabbè, dettagli, e mi piacciono un botto. Nulla, ragazze. Allora, attendiamo di là. Allora, questo è il mio video di oggi, di stasera. Siccome che è durato troppo per i miei gusti, quindi non so se tagliarlo o meno, quindi se lo lascio così va bene. Comunque, se vi è piaciuto questo video, non vi resta che mettere un bel like di supporto. Un commentino e perché no? Noi ci si vede in un secondo video a parte, anzi sarà il terzo, penso che sia perché ne saranno tanti di video a vedere un po'. Ok, tag di più di tutto. Più che altro ho deciso di farvi vedere anche un po' di scorta che tengo, ma questo sarà il terzo video. Ciao, a presto ragazzi, un bacione.